Lo specchio riflette. Io pure. Forse sono le 3 di giovedì notte. Il pendolo ondeggiante. Io pure. Forse mescolo un'altra bottiglia. Nella gabbia. Io pure. Forse penso alla negretta. Fissata. Io pure. Forse agli anelli sul corpo, la lingua che batte veloce, come un calendario. Io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi sfida, forse stordisce. Mi gira solo e cerca. Io pure. Forse sono le 4 di venerdì notte. Un punto lontano, io pure. Forse accendo il televisore. Che nasce e che muore, io pure. Forse vedo la cicciotta tra i giorni e le notti, io pure. Forse le pagnottelle di carne liscia e la lingua che muove in circolo come il sole, io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi sfotte, forse starnazza. Il polpo ombroso, io pure. Forse sono le 2 di sabato notte, s'intana, io pure. Forse suona ad un citofono, mimetico, io pure. Forse è ancora una pulzella con la lingua che batte il tempo come fantasma, io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi strazia, forse stramazza. Forse è lunedì e sono le 2 di notte ed apro un libro. Leggo. Chi tu? Allora, innanzitutto vorrei farvi fare un applauso per una cinica che è venuto a soprattutto sono anni che ci conosciamo, sono anni quando ci vediamo a Roma. No, ci siamo incontrati a Roma, che dico. Quindi niente, era il momento di ritornare. Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi. Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi. Soprattutto alla musica,
di queste due fantastiche musiciste. Una sta dietro la telecamera e vorrei fare un applauso sia per Santina Amici che soprattutto per Maria Luisa Neri, non perché sia una più brava o meno brava, ma perché pochi giorni fa era all'ospedale, eppure da brava leone è qua. Quindi un applauso speciale. Ma forse non si doveva dire, però io lo dico perché lei è fantastica. È fantastica. Allora, abbiamo scelto con d'accordo con Maria Luisa di aprire questo incontro che sarà bello all'insegna del, no, dell'arte, della fratellanza, dell'amicizia, con una persona giovanissima che è una allieva di Maria Luisa, come ti chiami? Già Sabatini, che io già conoscevo in foto. E da quanto tempo suoni il violino? E la musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto. Bene, noi siamo con lei perché viviamo l'arte e la vita, la musica, anche grazie a Bruno che ci ha unito. Se non era per Bruno, non eravamo qua. Quindi anche se è un po' lampo. Anche se oggi... Tu hai già canzonato tantissime volte, sei una ormai esperta di palcoscenico, però voglio fare un applauso. Cosa tu suoni? Il concerto in sol maggiore di Antonio Vivaldi. Thank you.
Senti, quante ore al giorno studi? Sei bravissima, e abbiamo scelto di metterla all'inizio sia, insomma, perché sia di buon augurio per lei, per tutte le persone giovani che cominciano a studiare qualche cosa, e che sia di buon augurio per tutti noi che continuiamo nel nostro cammino artistico con gioia, direi quasi infantile, no? E Bruno ce l'ha questo spirito infantile. Bene, io farei ancora un grande applauso a Giorgia. Muovendoti così tacita cercavi di fuggire. Le mosche volavano dalla truce seduzione del nuovo faraone. Le mosche volavano in tondo, quasi temessi succube. Le mosche volavano in tondo nella stanza. L'antica punizione della brace abbacinante. Discorsi discutibili, silenzi improponibile. Le mosche zampettano. Dalla cima del Tibet non vedi mare. Le mosche zampettano come galline. Girano zingari con guinzagli d'oro. Le mosche zampettano come galline nel pollaio. Sono le 4:20 all'alba e tutto va bene. No, voglio che Benito, so che ha deciso di premiare. Di fuoco, vuoi farlo subito? Dopo, dopo. Prima una premessa. Sì. Un applauso per il presidente Bruno Mancini, è stato un applauso per la padrona di casa, perché ci ha ospitato. Di passare alla premiazione, mi emozionato perché la mia rivista ha 52 anni d'arte, quindi mi lacrimano gli occhi a vedere tanta bravura. E lui a dire le copertine di Manzugo, De Chirico, Mastroianni, che ci gli fai concorrenza, perché si vede che c'hai la mano, ma soprattutto il cuore, che è la mano. E la mano può essere una brava pittrice grafica, il cuore significa l'artista, perché gli artisti è gente pazza,
Se tu gli dici bravo si incazza, perché l'artista capisce se glielo dici per complimento alla sviolinata, perché l'artista è il primo critico di Silmaglia, arriva quello che dice bravo. Allora, questa serata il primo premiato è il presidente Bruno Mancini, al di fuori della concorrenza. Perché? La Fondazione La Sfonda, che io dirigo, che viene dall'Accademia di 50 anni di attività, stiamo preparando il 40° premio Fontane di Roma. Non diamo targhette, diamo sculture. Tra i premiati del prossimo, forse si farà l'aula di gruppi parlamentari a Montecitorio, una sala prestigiosa, comunque abbiamo sempre fatto Aula Magna, Vaticano, il Torcello, Grande, così va così. Tra i premiati del prossimo anno c'è una persona che forse lo conoscete, si chiama Bruno Mancini. Nel nostro discorso la parola io è abolita, o diventa subito noi, facciamo gruppo e allora ci vogliamo bene. Poi la grammatura pure a tutti. Noi siamo in grado di stravolgere di nuovo tutte le città del mondo, in particolare Roma, che io reputo la capitale, perché ci siamo fortunati a viverci per quello che ci hanno lasciato, e due parole magiche a cui se ne aggiunge una prima: arte e cultura e il discorso di disabilità, di fare del bene a chi ha bisogno senza che lo chiede, che le nostre mamme ci hanno insegnato durante la guerra e la fame c'era, chi aveva 3 mele una la regalava a chi non ce l'aveva senza che gliela chiedesse. Queste erano le mamme vere. Grazie donne per quello che ci avete insegnato. La premiazione mettiamo a disposizione simpaticamente una serigrafia di un bravo artista romano, la rivista e un libretto di parole frasi romanesche. Però le voglio un altro applauso, bellissimo, per la nostra. Prima di iniziare però la parola di casa anche a lei, diamo una serigrafia di Roma. Una serigrafia la diamo al grande Bruno, che è assente, però un applauso. Dall'opera. Con il nostro impegno sempre la tua cultura. La parola io è abolita, la parola è noi. Noi come aggregazione di gruppo, bravo. Ci siamo tutti per questo. Inaspettato. Mi fai una foto? Inaspettato. Io sono veramente emozionata perché è tutto inaspettato. Quello. Grazie. Il discorso complessivo, cumulativo. Simpatico. Per farlo poi così la pubblichiamo nel prossimo numero, tutto. E la rivista il prossimo dona simpaticamente al costo di un sorriso 2 pagine sulla rivista La Sfonda. Questo è nuovo, non lo conosci, questo l'ho dipinto questa settimana, proprio perché parole di fuoco. Tante cose nuove. Queste parole di fuoco. Non so se lo vedo.